Ciao a tutti. Allora, in questo video voglio parlarvi della leggerezza, ok? La leggerezza, che tema che ho già affrontato tra l'altro, ma ha senso riprenderlo. La leggerezza di per sé è un'ottima cosa ed è un risultato, in realtà è un risultato che dovrebbe, condizionale d'obbligo, sgorgare spontaneamente. Cioè, una persona dovrebbe essere tendenzialmente leggera davvero. E quando questo dovrebbe accadere? Sempre e comunque, in ogni situazione? No, sarebbe un giullare, sarebbe un clown. No, la leggerezza ha senso nei momenti leggeri. Quindi la leggerezza dovrebbe essere qualcosa che può essere presente al momento giusto. Non è banale questa cosa che sto dicendo adesso, perché ci sono purtroppo molte persone che non riescono a viversi una certa leggerezza, una certa spensieratezza, una certa gioia nel cuore, quasi mai. Ok, quindi sono schiacciate, oppresse. Adesso chiaramente no, se c'è una diagnosi di depressione stiamo parlando proprio di una persona che soffre di una malattia, ok? Ma quanti stati depressivi non diagnosticati e magari non gravi al punto da meritarsi una diagnosi, ma in qualche modo abitano le persone? Quanti? Pure troppi. Basta guardarsi attorno e vedere le facce incazzate che in qualche modo popolano quantomeno l'Italia, perché dire questo pianeta non me la sento. Ci sono zone del mondo dove la gente sorride alla grande sempre, ma non in Occidente mediamente, ok? E in Italia no, di sicuro. E diciamo, più si sta al nord meno questo accade, più si sta al sud, grazie a Dio, un po' di allegria di base, forse anche solo grazie alla presenza del sole e, come dire, delle sostanze chimiche che ci permette di produrre, forse anche solo grazie a quello è un po' più facile che accada, che ci sia una certa allegria di fondo. Ok, allora, la leggerezza dovrebbe essere qualcosa che al momento appropriato c'è, viceversa la pesantezza. Allora, fermi tutti. La pesantezza esiste, è un fatto. E quando una persona è pesante? Quando? No, perché bisogna rispondere a queste domande, altrimenti si attaccano delle etichette. La maggior parte delle persone che mi segue odia le etichette. Sono tendenzialmente persone che di fronte a un'etichetta, complottista, novax, bla 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 bla, terrapiattista, questa, vabbè, capolavoro di ingegneria sociale quella, ok, bla 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 bla, cioè gli danno fastidio, si incazzano proprio, cioè le etichette no. Ecco, eppure l'etichetta pesantezza spesso viene attribuita. E parliamone, quando anche a mio avviso è appropriata l'etichetta pesantezza? Quando sarebbe il caso di essere leggeri e non ci si riesce. Di fronte a qualcosa di leggero, il soggetto reagisce pesantemente. Quanti li conosciamo? Pedanti, pesanti, ok? Va bene, non è il massimo, quindi è un problema, ok? C'è una grossa difficoltà del bambino interiore di queste persone di potersi esprimere. Sono persone disabituate al gioco, sono persone che insomma sono molto nella, come dire, nell'adultità e troppo poco nella giocosità, ok? Va bene. Ma quando invece la pesantezza non è pesantezza, quindi è pesantezza in ottava alta, quindi non pesantezza ma serietà, quando gli argomenti sono tutt'altro che leggeri e meritano una notevole profondità, una notevole analisi, un importante approfondimento. Quindi quando la persona è veramente leggera, è leggera con gli amici in pizzeria, è leggera con gli amici durante una partita a carte, durante qualunque cosa, una passeggiata nel bosco. E già nella passeggiata nel bosco può anche esserci una certa pesantezza super appropriata, perché in quel momento magari uno può rielaborare delle cose non banali, ok? Ma ci siamo capiti, giusto? Nel momento in cui c'è una situazione
che è contraddistinta dal gioco e dalla leggerezza, lì la leggerezza serve. Che cosa fanno mediamente i furbacchioni e le furbacchione? Etichettano con qualcosa di buono la leggerezza, che è una cosa bella, la loro incapacità istituzionale di andare ad analizzare nel profondo come stiano le cose. Cioè, mediamente le persone innamorate della leggerezza sono persone che fuggono dalla verità, che fuggono dalla scomoda verità, dalla propria scomoda verità. Poi di conseguenza, essendo delle persone che rifuggono la propria verità, tendono a rifuggire le verità in generale, quindi sono capacissime a raccontarsela, a raccontarla e bla 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 bla, si apre un capitolo che non finisce più sulla personalità di questi individui. Ma a noi in questo video che cosa ci interessa? Imparare a fare la distinzione, imparare a distinguere, perché ci sono momenti appropriati e condizioni, comportamenti, attitudini appropriate per ogni momento. Quindi ogni cosa al momento giusto, banale, semplice, e sono le cose semplici quelle che contano di più. Quindi quando io sono sempre leggero ho un problema, quando io sono sempre pesante ho un problema più grosso ancora forse, quando io sono pesante nei momenti di leggerezza ho un problema, quando sono leggero nei momenti di pesantezza ho un problema. Cosa deve accadere invece? Lo ripetiamo per tutti: bisogna essere leggeri nei momenti di leggerezza e pesanti nei momenti di pesantezza. Allora quella si chiama persona equilibrata, persona in grado di comportarsi e di stare, di essere nel modo giusto al momento giusto. Non è banale quello che sto dicendo, può sembrare un'ovvietà, uno potrebbe anche dire: "Az, il Torres si è lanciato in un volo pindarico, Ato, grazie a Ugaz, lo sapevamo pure noi", potrebbe rispondere così. E sono contento per lui se, o per lei se risponderà così. Vi faccio l'applauso, sono felice che per voi sia una ovvietà, ma non date per scontato che sia una ovvietà per tutti, perché purtroppo la ovvietà è il contrario. E questo non riferito al babbano inconsapevole, non animico, che poverino si sta a fare la sua vita, quella riesce a fare, quella si farà. No, riferito agli animici, riferito a quei soggetti che stanno in qualche modo, anche solo in maniera millantata, facendo un percorso su se stessi, e che invece avrebbero un infinito bisogno di rendersi conto che la maggior parte degli atteggiamenti sono reattivi ad una personalità, la propria personalità, che ancora ignorano. Perché? Perché l'ombra è troppo grande, l'ombra è troppo sconosciuta, e quella parte lì invece è quella su cui bisogna indagare di più. Concludo, ricordatevi sempre che ciò che conta di più in assoluto è scoprire le dinamiche che ci contraddistinguono, dopodiché nella vita cominciare ad assumere atteggiamenti pratici, comportamentali diversi, più performanti, più di qualità, collegati a come si comporterebbe l'amore al proprio posto, come si comporterebbe la parte più evoluta di me a questo punto, risolvendo questa tematica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siate leggeri, sì, siate leggeri al momento giusto, e siate belli pesanti, belli concentrati, belli sul pezzo al momento giusto, e vedrete che la vita fluirà in tutt'altro modo. Se vi accorgete che non c'è verso di uscire da questo schema e più forte di voi non ce la fate, chiedete aiuto e fatevi in qualche modo aiutare a uscire dalla trappola. Ciao a tutti, un abbraccio, e mettetelo un like a questi video, iscrivetevi al canale, fate condivisioni, perché queste cose qua bisognerebbe che fossero ascoltate un po' da tutti. Ciao, un abbraccio.